Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, ancora una volta dal pianeta delle scimmie, per presentarvi il mandrillo, di cui non conosciamo quasi nulla, come spesso accade per tutto un insieme di specie diverse. E poi, se pensiamo che si tratta di un nostro parente, uno strano pudore ci spinge a dare un giudizio sbrigativo. Il carattere di questo essere, così poderoso, ci lascia perplessi e sbalorditi. Forse ci ricorda un po' troppo certi atteggiamenti umani. Sigla! Il mandrillo è una specie di grandi dimensioni, compresa nelle cosiddette scimmie del vecchio mondo. L'ordine è quello dei primati, a cui, volenti o nolenti, noi apparteniamo. Secondo la più recente classificazione, è stato suddiviso in due sottordini. Strepsirrini, che presentano il naso a punta su un muso allungato, come il lemure coronato, e gli aplorrini, dal naso normale, su di un viso piatto, come il tarso filippino. Noi siamo aplorrini, come lo è il mandrillo. La nostra famiglia è quella degli ominidi, quella del mandrillo e dei cercopitecidi. Il mandrillo, Mandrillus sphinx, è facilmente riconoscibile per i suoi colori piuttosto appariscenti, soprattutto nel maschio. Il naso, di un rosso intenso, solcato di bianco, si nota subito sotto gli occhi espressivi giallo-arancio. Ai lati del naso ha due fregi azzurri leggermente in rilievo, suddivisi da tante linee incise. Dalle ampie narici escono dei baffetti bianchi e altri peli gialli o bianchi. Si vedono come una barba sotto la bocca. La faccia è grande sulla grossa testa, ricoperta da peli più ordinati, grigi, giallini o verdolini. Il resto del corpo è grigio scuro, sfumato in bianco o grigio chiaro. La pancia è fitta di peli bianchi, il di dietro è azzurro violaceo, in vistoso contrasto con la parte più centrale rossa, che spicca insieme a una breve codina. Le femmine misurano 65 cm e pesano fino a 15 kg, meno della metà dei maschi, che arrivano invece a 37 kg e misurano 95 cm. Per selezione naturale, loro stesse hanno reso possibile questo risultato, scegliendo da sempre solo i maschi più massicci e appariscenti. Questi colossi hanno denti lunghi 6 cm, mentre quelli della femmina non superano il centimetro. A parte il gorilla e i suoi affini, il maschio del mandrillo è da considerarsi la scimmia più forte del mondo, ma è anche la più pericolosa per la sua aggressività e i suoi denti affilatissimi, in grado di difendersi dalle minacce di feroci predatori, su cui un adulto può anche riuscire ad avere la meglio, ma purtroppo non i suoi piccoli. Il leopardo, sempre presente su quegli alberi, è il più assillante ed è diabolicamente astuto. Il pitone delle rocce africano è uno stritolatore che può superare la forza delle braccia di un giovane mandrillo. Altro frequentatore dei rami, velenosissimo, è il Bumslang, un verde serpente colubride il cui morso è fatalmente mortale. E l'aquila coronata, in quelle zone dell'Africa, rende difficile la vita a tutti i mammiferi, che sono il suo cibo preferito. Anche se a noi sembra abbastanza assurdo, gli abitanti locali uccidono e vendono molti esemplari come carne, rinomato prodotto da macello, conosciuto sotto il nome di Bushmeat. Ciò dimostra più la nostra ferocia che quella del mandrillo. Per quel suo bizzarro e inconsueto aspetto, la specie è considerata un animale assolutamente brutto, che può rendersi pericoloso in modo ridicolo. Non è solo attratto da femmine della sua specie, bensì dalle donne, che assilla e vorrebbe afferrare come sue compagne. La ragione per cui in certi zoo intorno alle gabbie sono sistemate delle lastre di vetro protettive. Da prigionieri la loro vita si allunga per più di 30 anni. Per questo si possono trovare facilmente in cattività, ma non li conosciamo. Sempre immobili, con lo sguardo perso nel vuoto, giudicati ottusi e senza scopo. Stupide e ridicole scimmie maniache. Ma chiediamoci il perché di quella perduta malinconia. La specie vive libera esclusivamente nell'Africa centro-occidentale, nei territori del Camerun, Gabon, Guinea Equatoriale e Congo. Sarebbe bene non catturarne più e lasciarli vivere in pace, senza deturpare i luoghi selvaggi dove nascono, si accoppiano e raggiungono il massimo della loro vita naturale, cioè 20 anni. La nostra continua espansione finirà per farli estinguere. Per ora se ne trovano diversi branchi, detti truppe, comandati da un capo, il più forzuto di tutti. Gruppi formati da alcune centinaia di femmine e di giovani maschi sottomessi. La giornata trascorre alla ricerca di cibo con alcune pause per togliersi a vicenda i parassiti del pelo. Un segno di riconoscimento reciproco.
di cordialità sociale. In questo girovagare attraversano la savana per giungere a stazionare nei loro abituali e insostituibili habitat, le foreste pluviali tropicali, dove c'è ricchezza d'acqua, di cibo e di alberi accoglienti, che noi probabilmente finiremo per abbattere. Così le fitte boscaglie di montagna, con temperature adatte, possibilmente lontane dall'uomo, e anche zone densamente arbustive, con approvvigionamento di cibo adatto ad animali onnivori, come il mandrillo. Gli alberi sono necessari alle femmine, con i cuccioli, arrampicati sui rami ci sostano per mangiare. I maschi mangiano e sorvegliano restando a terra. Di notte però, per maggior sicurezza, è l'intero branco a rifugiarsi in alto. L'abbondanza di cibo può determinare il periodo dell'accoppiamento, che di norma avviene ogni 2 anni, e da luglio a settembre. Ma in quel periodo il maschio non mangia e consuma il grasso corporeo. Per corteggiare la femmina fa gesti d'effetto ed emette suoni esagerati, mostrando il suo vistoso di dietro. Quando lei ricambia la cortesia e le rivolge anch'essa la schiena, digrignando i denti, allora può avvenire l'accoppiamento. Dopo un po' più di 6 mesi nasce un cucciolo, di solito uno solo. Ha il corpo sottile, la pelliccia nera e sotto una pelle curiosamente rosata, che resterà così per 2 mesi. Dei figli si cura soltanto la femmina, che non manca mai di aiutare anche madri in difficoltà. I piccoli sono giocherelloni, con indole molto diversa dai genitori, specialmente le femmine, che resteranno per sempre insieme al gruppo con la madre. I giovani maschi, scontrosi e solitari, raggiunta l'età di 6 anni, dovranno invece andare alla ricerca di nuove zone, dove formare una famiglia e diventarne il capo, anche a costo di furenti lotte. Se non riusciranno a primeggiare, resteranno individui subordinati, obbligati al rispetto. Saranno esemplari gracili, meno colorati, e potranno accoppiarsi anch'essi, ma non per generare figli. È alquanto spettacolare e misterioso il mutare dei colori e il cambiamento d'aspetto in relazione all'intensificarsi delle emozioni, del nuovo stato interiore, con la quota di livelli ormonali di chi sale di grado, chi fa atto di sottomissione. Conosciamo alcuni dei loro gesti di nervosismo. Un mandrillo arrabbiato percuote il terreno con violenza, contrariato e a disagio, si gratta e fissa con intensità il disturbatore. Anche un suo sbadiglio, dove si evidenziano i denti, è segno che è contrariato, pronto ad attaccare. Se ci capita di minacciare o di deridere un mandrillo, il famoso gesto di mostrare il deretano lo rivolge a noi, ovviamente senza significati affettivi. Le femmine in gruppo sono solidali tra loro e molto determinate. Non sono sempre disposte a subire e possono scacciare brutalmente dal branco i maschi poco graditi o i più maleducati. Il mandrillo è onnivoro, è il segreto di sopravvivenza dei mammiferi, uno dei pochi che riesca a spaccare semi durissimi come quelli del detar dolce, Detarium microcarpum, una leguminosa ad albero. Tra tutti i cibi, infatti, preferisce i semi, che nel tempo durano di più. Ma la frutta, come la maracuja, quando c'è, è gradita. Così tutti i vegetali freschi che riesce a trovare. I semi spesso li estrae quando sono pronti, da frutta molto matura, come quelle del melone selvatico, che hanno un gusto gradevole. Diverse radici sono consumate da queste scimmie, ad esempio quelle del taro, conosciute e usate dalla popolazione africana. In Africa esiste anche un fungo gigante di almeno 1 metro, ricercato, oltre che dal mandrillo, anche dagli indigeni. Si sviluppa per merito delle termiti che lo coltivano e se ne cibano. Le stesse termiti, sempre abbondanti in tutti i periodi dell'anno, sono un'ottima fonte di proteine. Ma lo sono anche le chiocciole, tra esse ricordiamo un'altra specie gigante, ricercata anche dagli appassionati di allevamenti. La platanna è una rana di quelle parti che il mandrillo mangia sempre volentieri. Alla lucertola africana fa la posta finché non riesce a prenderla, nonostante la sua velocità, perché è considerata troppo buona. Forse non sapete che il mandrillo ha un parente che abita molto vicino, in foreste prossime alle sue, essenzialmente nella Nigeria di sud-est. Il drillo, Mandrillus leucophaeus, una scimmia un po' più piccola, che fa parte della stessa famiglia e dello stesso genere. Di soli 20 kg il maschio, all'incirca 10 kg la femmina. Rispetto al mandrillo è anche molto meno colorato, il viso tutto nero, lucido, è il primo particolare che si nota. La parte superiore del corpo grigio-marrone olivastro, la pancia biancastra, le natiche rosa, lilla. Piccoli occhi marrone sottili e radi baffetti bianchi e una barba bianca, su cui nei maschi spicca il labbro inferiore di un rosa carico. È una delle scimmie più rare del mondo, dovrebbe essere una delle creature più studiate, ma se ne sa poco.
è il fatto che negli stessi territori ne esistano due sottospecie, una nell'isola di Bioko, nella Guinea Equatoriale, e l'altra nel Camerun, presso il fiume Sanaga, non fa che aumentare la curiosità e lo stimolo a catturarle. Si estinguerà sicuramente prima di suo cugino. Se il cibo è molto abbondante, può formare gruppi abbastanza numerosi, ma vegetali e piccoli animali sono legati all'habitat, sempre più a rischio. I gruppi formati da femmine e da giovani maschi sono sempre comandati da un solo maschio adulto. Cari amici, esistono ancora molte altre specie di scimmie da descrivere, che sono molto diverse tra loro e assolutamente interessanti. Iscrivetevi, è uno dei modi per aiutarci, a meno che non vogliate anche sostenerci abbonandovi. Cliccando sulla campanella un nostro avviso, tutte le settimane, vi aiuterà a ricordare la nuova puntata. Grazie a tutti, ciao!